€113. Invece tra il tredicesimo e il quindicesimo mese €90 e così via a scalare, quindi più tardi esige meno paga di penale. Comunque a gennaio €113. E se io volessi disdirlo perché non ho fondi per potermi continuare a permettere questa cosa e quindi neanche la penale? No, comunque lei viene addebitata perché da contratto, appunto, lei ha firmato che avrebbe mantenuto il contratto per 2 anni. Poi, insomma, ho capito, ma mi ha addebitato se ho i soldi, se io non avessi più i soldi per farle, quindi l'addebito andasse poi nulla? Poi la pratica magari, insomma, arriva, cioè viene contattato, ricontattato da recupero crediti, poi insomma, la contattano successivamente, però comunque la chiusura del contratto automaticamente parte. Ma ci deve essere un modo per chiudere questa cosa se uno non ha i fondi? Cioè io purtroppo mi trovo in una situazione che non ho i fondi, è inutile che mi contattate, cioè nel senso io non ho i soldi per pagare questa cosa, figuriamoci un recupero crediti, una pratica, una cosa, cioè è allora, chiaro, senta, che il contratto prevede questa penale, sì. Poi se lei riesce o non riesce a pagare magari ne parlerà con il recupero crediti, però comunque a voi non interessa debitata. Assolutamente niente di questo, ho capito. No, il sistema automaticamente, chiudendo il contratto prima dei 2 anni, addebita la penale, poi se non riesce a pagare magari parlerà con il recupero crediti. Sì, ma perché io dovrei pagare una penale di €113 se non usufruisco di un servizio? No, allora, se non usufruisce del servizio, comunque lei ha firmato un contratto che durava 2 anni. Ecco, e quindi se mi dice prima, insomma, l'aveva firmato che avrebbe pagato una penale, perché ha preso un cellulare, se non avesse preso il cellulare non sarebbe stato vincolato, quindi anche dopo 10 giorni avrebbe potuto disdire senza penali. Ah, quindi praticamente io sto pagando il cellulare? Va a pagare esattamente il costo del cellulare. Ah, quindi a questo, cioè, in pratica se io però il cellulare, però nel contratto c'è scritto che costava €19. Esatto, se mantiene il contratto per 12 mesi, per 24 mesi, alla fine le costa soltanto €19 perché usufruisce di tot servizi al mese. Sì, però io invece si dice prima li viene. Ma nel contratto c'è scritto che Fasso mi vende un cellulare per €19 e il resto sono servizi. Quindi come fate a dire? C'è scritto anche che dura 24 mesi. Però lei mi dice, lei non può recidere dal contratto perché sta acquistando un cellulare. No, il cellulare l'ho acquistato a €19. Sì, basta. €19, se il contratto dura 24 mesi, se legge c'è scritto che dura 24 mesi il contratto. Sì, lo so che dura. Prima c'è una penale di disdetta anticipata. Sì, ma perché dovrei pagare se disdicendo il contratto? Io praticamente vengo a cessare l'usufrutto di questi servizi. Perché dovrei pagare se per cessare l'usufrutto? Comunque l'ha preso e non ha usufruito dei servizi. Il cellulare l'ho preso, ma l'ho pagato io. La prima cosa che ho fatto è pagare proprio il cellulare. Ho pagato €19 di cellulare. Appunto, €19, ma il costo del cellulare non è €19, ma le viene spalmato in 24 mesi. No, dicendo prima le viene no, la differenza. Però questo non c'è scritto nel contratto. Cioè, nel contratto c'è scritto che il cellulare costa €19 e infatti io ho pagato una quietanza per €19 per il cellulare. Sì, hai detto che nel contratto c'è scritto anche che è vincolato per 24 mesi. Sono vincolato per 24 mesi per quanto riguarda l'usufrutto dei servizi, ma non c'è scritto che il costo reale del cellulare viene spalmato su 24 mesi. Lei paga la differenza dei mesi che non usufruirà del servizio. Sì, comunque allora, le viene addebitata. Sì, però non capisco perché, se io voglio cessare di ricevere un servizio, voi non è che me lo continuate a dare, non me lo date. E quindi io perché dovrei pagare per un servizio che non mi verrà dato? Perché Fasso le ha dato il cellulare a un prezzo inferiore rispetto al costo. Ma questo quindi, è un problema di Fasso, però, che evidentemente poteva permettere. No, insomma, io ho acquistato un cellulare a €19 da Fasso. A parte il cellulare, per 24 mesi. Per i servizi relativi a una SIM. Ah. Ok? Il cellulare l'ho pagato a parte, proprio con una quietanza a parte, mi è arrivata la fattura, ho pagato la fattura del cellulare, basta. Fasso mi ha venduto un cellulare per €19, poi se l'ha pagato di più io non ci posso fare niente. Poi ci sono, ma neanche Fasso ci può fare nulla se lei vuole disdire prima dei 24 mesi. Al di là di questo, pagato il cellulare, ci sono i servizi. I servizi io non me li posso più permettere, per cui rinuncio a questi servizi. Rinunciando a questi servizi, perché devo pagare se rinuncio ai servizi? Non è che voglio i servizi comunque anche se non pago, voglio rinunciare ai servizi. No, perché avendo preso il cellulare e ridagli questo cellulare, io l'ho pagato intero, in toto, €19. Questa è la il cellulare l'ho già finito di pagare con la prima rata. Allora, io non le sto dicendo che le deve pagare il cellulare, le sto dicendo che dicendo proprio quello. Sì, invece. Però se mi fa parlare magari le dico che cosa voglio dire. Avendo acquistato un cellulare anche pagato in una fattura a sé, il vincolo è di 24 mesi.
SOP, non ci sono ma e se. Il vincolo è di 24 mesi in caso di acquisto cellulare. Non ci sono ma e se? No. Quindi lei mi ha detto però poco fa che il prezzo del cellulare è stato spalmato per 24 mesi, ma questo nel contratto non c'è? No, c'è scritto che, che paga per 24 mesi e quindi è sottinteso. No, non può assolutamente. Non è sottinteso anche perché il prezzo del cellulare è indicato a parte nella cifra di 19 euro. Euro 19 per il cellulare. 19 euro, se rimane per 24 mesi. No. Allora io ho pagato. No, non Fastweb, c'è scritto che è di 24 mesi. C'è scritto mesi. Che no, Fastweb mi vende, no, 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 un mi vende i servizi e un cellulare da 19 euro. I servizi per 15 euro. 15 euro ogni due mesi, adesso a SIM. Per quanto tempo? Per 24 mesi i servizi, appunto, ma il cellulare me l'ha venduto subito, io ho pagato subito per il cellulare, quindi... Ok, ma lei è vincolato per 24 mesi! Ho capito, io sono vincolato per 24 mesi, ma le sto dicendo, io non voglio più i servizi. Ok, paga la penale per disdetta anticipata. Io svincolo voi dai servizi e voi mi svincolate da pagare il servizio, no, basta. Assolutamente no, nel assolutamente contratto no. Se legge, c'è scritto che lei è vincolato per 24 mesi. Che mi manda? Non mi dice di ridere, magari mi avvisa? Senta, ma che fate? Mandate l'FBI a casa? Ci mandate una cosa? Cioè io, il fatto è che c'è anche una domiciliazione bancaria, io faccio, a questo punto non ci trovate più niente e poi vediamo. Cioè io voglio dire, se voi siete, allora se voi pensate, se voi siete convinti di essere un ministero, no? Che non permette, come dice lei, né se né ma, oppure né mai né se, non mi ricordo bene qual era la sequenza esatta, l'ordine in cui l'ha detto. Sì. Voi credete di essere un ministero? Probabilmente, no? Dicendo così, ma in realtà non siete un ministero, questo è un contratto che è in essere, ma ovviamente se ci sono i presupposti. Le faccio un esempio, per esempio, io prendo un contratto telefonico con una SIM se mi vengono garantiti i servizi, siccome voi i servizi non me li state garantendo perché non è che Fastweb non ha copertura, ci sono pochissime finestre di copertura in tutti i tragitti che io faccio genericamente. Poi il tecnico mi dice, sì, ma lei può fare roaming sulla TIM. Sì, ma io posso fare roaming sulla TIM per quanto riguarda le telefonate e gli SMS, ma certamente non per i dati, come mi è stato ribadito dal tecnico, perché per i dati vado a pagare la TIM al prezzo pieno. Non capisco perché, visto che il servizio mi è offerto da Fastweb. Ad esempio, no? Questa è una delle tante cose che potrebbero anche far decadere il contratto. Ma io non mica voglio andare a fare denunce, ma questi no, io semplicemente rinuncio al servizio. Non è un servizio che mi soddisfa. Non me lo posso permettere perché io genericamente uso i dati perché uso Skype e non potendo usare Skype non mi posso più permettere questo servizio perché diventa così troppo costoso. È chiaro questo fatto? Quindi lei come si pone davanti al fatto che non avete copertura e che quindi mi impedite di usufruire di questo servizio dati, per esempio, di un giga al mese? Un giga di navigazione UMTS. UMTS e UMTS al mese, però non ce l'ho. Evidentemente nella sua zona non c'è questo tipo di... Non sono nella mia zona, lungo tutta la Cassia, in varie parti di Roma, e sulla Pontina e in varie parti di Pomezia, non è proprio la mia zona, stiamo parlando di circa 200 chilometri di diametro, e che in chilometri quadrati fa un bel po' di più. Come si pone lei sul fatto, sulla mancanza di servizio? Perché io lo sto cioè guardi che io quei dati al mese, che li consumi o meno, li pago comunque, li pago ma non ne posso usufruire perché non c'avete finestre. Come la mettiamo su questo? Quella è la copertura, insomma, non si può far nulla. Non si può far Quella nulla? È la copertura che c'è, cioè, in voi, quella zona, voi, evidentemente. Allora, ho capito, voi date un servizio di telefonia mobile e di dati, non siete in grado di dare il servizio, ma volete per forza i soldi, pena una penale. Cioè, io, perché lei ha firmato un contratto di 24 mesi. Ho capito, ma signora, l'ha firmato anche lei come rappresentante di Fastweb un contratto di 24 mesi. Lei ogni santo giorno mi deve dare la copertura. Se non me la dà, non sta adempiendo ai suoi obblighi contrattuali, o sbaglio? Ma non è detto, sul contratto non c'è scritto che tutto il territorio italiano è coperto dalla copertura, è coperto da Fastweb. Ma a me non interessa che non sia coperto da Fastweb. Io pago per un servizio e Fastweb mi deve dare questo servizio. Se non mi dà il servizio, il contratto è nullo. Comunque Fastweb glielo dà, perché se lei va in una zona UMTS la navigazione ce l'ha. Ah, e io devo sapere qual è la zona UMTS? Non capisco, cioè voi vendete su tutto il territorio nazionale o soltanto in alcune zone d'Italia? In assolutamente tutto il territorio. E come fate a vendere in tutto il territorio se non avete la copertura in tutto il territorio? Me lo spiega? Comunque i servizi voce e SMS funzionano. Va bene, i servizi voce e SMS funzionano. Ecco, però io pago anche i dati, un giga di dati del quale non posso usufruire.
Allora, bene, magari possiamo aprire una segnalazione tecnica, vediamo per quale motivo nel giro di 200 km non, insomma, a lei non trova copertura UMTS. Gli altri sì, sicuramente, sono l'unico che non trova copertura, no, e nel sicuramente giro di 200 non ci saranno km già. Mi sembra un po' strano, non ci saranno già. Se ne, se, eh? 200 km dico, sono troppi, mi sembra un po' strano che neanche in un posto lo trova. L'UMTS? No, in un posto lo trovo, in due o tre punti lungo questi 200 km, due o tre punti che sono di una larghezza, diciamo, di 5-6 km, poi perdo di nuovo il segnale e non c'è più modo di usufruire di questo servizio. No, si trattava proprio di mancanza copertura in quale. Allora, mancanza copertura, voglio dire, voi, mancanza copertura, non lo so se è colpa vostra, colpa mia sicuramente non è, però intanto non mi state dando un servizio per il quale sto pagando. Questo è una. Io intanto le rate le ho sempre pagate tutte, voi invece non mi avete dato tutto il servizio per cui io ho pagato le rate. Sì. A me mi sembra abbastanza semplice questo concetto. Non so che vogliamo fare. Se vuole le posso fornire il numero del fax dell'ufficio reclami, sì. Non le posso dire altro. Il numero è 02 4540 11077. Sì, si ricordi di inserire appunto il suo recapito cellulare, perché per gestire il reclamo la ricontattano sul cellulare. Sì, e io una volta che gestisco questo reclamo che cosa succederà? Io glielo sto dando semplicemente per scrivere il suo reclamo di questo fatto che manca copertura in un raggio costillante. Se reclamo aumenterà la copertura? No, lei scrive il suo reclamo, semplicemente sì. Per quello, perché noi personalmente alla Casa Mercato non possiamo far nulla. Sì, quindi allora intendiamoci, onestamente lei mi può dire, lei fa il suo reclamo ed è probabile che aumenti la copertura dopo in seguito al reclamo? Probabilmente viene aperta una segnalazione tecnica. Probabilmente apriranno una segnalazione tecnica, ma sarà difficile l'installazione di nuovi ripetitori per allargare la copertura. Quindi io dubito che questo risolverà il mio problema. Probabilmente viene riqualificata la linea. Che cosa significa viene riqualificata la linea? Vengono fatte delle modifiche circa la copertura in quella zona. Stai tranquillo, tecnicamente adesso, insomma, non siamo né tecnici né io né lei, quindi tranquillo, viene risolto il problema. Quindi io praticamente faccio un reclamo e probabilmente avrò la copertura su tutto il tragitto per il quale lamento la mancanza di segnale. Di copertura, giusto. Quindi lei mi sta dicendo questo praticamente? Sì, lei faccia un reclamo e le ho detto probabilmente viene aperta una segnalazione tecnica per risolvere questo problema. Questo ho capito. E per quanto riguarda i dati dei quali non ho potuto usufruire nel giro di un anno... E magari nella stessa lettera di reclamo chiede una richiesta di rimborso per impossibilità appunto ad usufruire dei servizi per mancanza copertura. Quindi lo posso fare nella stessa lettera di reclamo? Esatto, giusto. All'attenzione di chi lo devo fare questo fax? No, è direttamente l'ufficio reclami, quindi non c'è una persona nello specifico. Quindi l'attenzione dell'ufficio reclami. Va bene. Giusto. D'accordo, la ringrazio molto. Buona serata, buongiorno.